Buongiorno, è un gran piacere essere qui oggi con voi. Io sono stata fortemente consigliata da alcuni colleghi vostri di parlare un po' di numeri e di pandemia. Io, a dire la verità, vorrei che voi vi staccaste un attimo dai vostri numeri e veniste con me a fare un giretto un po' per vedere le cose da lontano, no? Per guardare le cose in maniera più distaccata, per guardare dei nuovi orizzonti. Quindi io di numeri ce ne ho messe pochi e spero lo stesso che questa presentazione vi farà immaginare cose nuove da fare con i tantissimi numeri che stiamo generando grazie a questa emergenza. Io oggi vi parlerò di salute circolare. Salute circolare è un nuovo modo di vedere la salute e secondo me è un modo che oggi è diventato assolutamente urgente e veramente spero di riuscire a convincervi di questo. Perché senza il vostro aiuto, senza l'aiuto di chi maneggia i numeri, di chi li studia, di chi li capisce, di chi li interpreta, sarà molto difficile che salute circolare possa veramente decollare. Inizio partendo da qui, partendo dalle pandemie. Le pandemie sono eventi trasformazionali nella stragrande maggioranza dei casi, soprattutto se l'uomo non ci si mette in mezzo, no? Perché abbiamo attraversato alcune pandemie, diciamo, quasi senza neanche accorgercene. Influenza suina del 2009, per esempio, se la ricorda soltanto chi l'ha presa, non se la ricorda nessun altro come un'emergenza sanitaria. E ci sono dei motivi, dei motivi anche abbastanza chiari, evidenti e ovvi, per cui quella pandemia non è diventata una pandemia come questa. Questa di certo è una pandemia che segna un prima e un dopo, è una pandemia che ha scosso in maniera violenta alcuni sistemi e alcuni di questi purtroppo collasseranno, altri invece si rinforzeranno. E noi, che siamo una delle specie che popoliamo, diciamo, questa meravigliosa astronave, abbiamo il dovere di imparare e di andare avanti e di guardare oltre. Allora, io vorrei partire da una certezza, ecco. Qui ci sono, è una, diciamo, una timeline sulle emergenze sanitarie pandemiche e diciamo che quasi tutte provengono dal serbatoio animale oppure hanno un progenitore virale all'interno degli animali. E vi faccio solo alcuni esempi. La peste bubonica che conosciamo soprattutto grazie a quello che ci hanno fatto studiare al liceo, ovviamente si è diffusa grazie a due animali, i ratti e le pulci, e l'influenza spagnola, che è la madre di tutte le pandemie, quella alla quale guardiamo come punto di riferimento. Anche questo virus qua è un virus che aveva i progenitori virali all'interno di popolazioni animali. Ovviamente l'HIV, che è stata la pandemia che ha segnato la nostra generazione, arriva anche quella dagli animali. Quindi Covid, non è una, diciamo, non è una novità che questi virus arrivano dagli animali. Covid è l'ultimo di una lunghissima serie. E Covid è arrivato però in un momento molto particolare e vorrei farvi un piccolo paragone. Vedete qui in basso a sinistra si parla della peste di Giustiniano che ha ucciso da 25 a 100 milioni di persone 1500 anni fa. E come ha fatto questo virus a uccidere tutte queste persone? Si dice che morivano a Costantinopoli fino a 10.000 persone al giorno.
Beh, questa peste si è diffusa grazie alle navi, grazie agli spostamenti delle persone, esattamente come il Covid, diciamo nel mondo globalizzato di allora, e ha appunto provocato una quantità di decessi e ovviamente una sofferenza e anche un sovvertimento della struttura organizzativa di molte città, appunto perché si è diffusa in maniera molto pervasiva e grazie a come Homo sapiens l'ha portata in giro per il mondo di allora. Covid-19, che è apparso circa 1500 anni dopo la peste di Giustiniano, si è rivelato essere uno stress test multiplo per moltissimi sistemi. E la cosa di cui si sente, diciamo, più dire, uno dei termini che si usa di più, è proprio in alcune condizioni. Ecco, questo stress test multiplo in alcune condizioni può fare delle cose molto diverse, può infettare le persone senza neanche che le persone se ne accorgano. Può essere letale, può essere altamente letale, provocare dei picchi di mortalità significativi, può essere molto contagioso, può provocare il long COVID e chissà ancora che cosa può provocare. Ma la cosa più importante che vi voglio dire è che questa emergenza, questa pandemia, non riguarda soltanto gli aspetti biomedici, non riguarda soltanto gli aspetti sanitari, che certo sono anche incredibilmente importanti. Appunto, come stress test multiplo, noi questa, diciamo, infezione, possiamo, capire come, ha avuto delle ripercussioni anche inimmaginabili. All'inizio della pandemia abbiamo visto come in alcune zone dove si era fermato tutto, come ad esempio in Cina, l'inquinamento si è ridotto. E poi c'è stato un gran parlare, no? Di come il mondo inquinatore, o una parte del mondo inquinatore, sicuramente alcune zone del mondo, dell'Europa, in questo caso inquinatrici, quando loro si sono fermati, ecco che abbiamo visto la natura che ha cominciato a bussare alla nostra porta. Abbiamo visto una ripresa di alcuni fenomeni che ci eravamo quasi dimenticati, no? I cieli sono diventati più tersi, questo lo sappiamo, e sappiamo anche che la natura appunto ha risposto, e questo vuol dire che noi non eravamo proprio arrivati a un punto del non ritorno, cioè quando si parla e si collegano le problematiche legate al Covid a quelle del riscaldamento globale o quelle dell'ambiente, diciamo che il Covid ci ha mostrato che se noi molliamo la presa, qualche cosa di buono succede. Il Covid ci ha anche spiegato che forse continuare a viaggiare come viaggiavamo prima non è più tanto il caso. Noi avevamo delle popolazioni intere di persone che venivano da zone completamente diverse, con stati sanitari completamente diversi, perennemente in cielo, in viaggio fra un continente all'altro. Ecco, io credo che ognuno di noi viaggiatori, globetrotter del mondo, adesso, prima di, diciamo, fare una serie di viaggi intercontinentali nel corso dell'anno, magari ci pensano un paio di volte, ma per tanti motivi. Ci pensano perché magari poi sarà difficile ritornare, perché magari possono avere degli intoppi, ci pensano perché la persona accanto a te chissà magari dove è stata, chissà con chi è entrata in contatto, ma ci pensano anche perché comunque gli aerei inquinano e inquinano tanto, e noi abbiamo visto che si può essere tranquillamente dall'altra parte del mondo e magari essere presenti come lo sono io oggi, in un modo diverso, ma essere presenti. Abbiamo poi le ramificazioni sulle città. Alcune città hanno sofferto in maniera spaventosa, si sono piegate sotto l'ascia di questa emergenza. Non solo Milano,
Madrid, Londra, New York, tante grandi città hanno sofferto e se noi non interveniamo su quelle città, non interveniamo sulle modalità di contagio che si sono verificate in quelle città, alla prossima volta, e non dobbiamo neanche aspettare una prossima pandemia, basta che aspettiamo un altro virus che magari ritira un po' fuori il turbo e decide di iniziare a circolare, che quelle, proprio quelle condizioni possono rivelarsi delle condizioni, diciamo, molto a rischio. Ma voglio dire di più, questo virus ha cambiato il nostro modo di vivere la nostra vita sociale, di vivere la nostra spiritualità. Questo è il pellegrinaggio alla Mecca, del 2021. Chi ha presente il pellegrinaggio alla Mecca sa benissimo di che cosa si tratta. Sono oltre 2 milioni, quasi 3 milioni di persone che ogni vanno alla Mecca ogni anno, si ritrovano per pregare. Ecco, questo è quello che si è verificato quest'anno. Sappiamo, l'altro anno ci ricordiamo, Papa Francesco a Piazza San Pietro, nella piazza deserta, no? Quindi questa infezione ci ha trasformato anche il nostro modo di stare insieme come comunità, come famiglie, come persone. E dobbiamo tenerlo in considerazione perché questa è una parte molto importante della nostra vita. E il Covid ci ha anche fatto scoprire che, diciamo, noi possiamo essere dipendenti da quello che è successo dall'altra parte del mondo in un animale che manco sì e no sapevamo che esistesse. Sappiamo che questo virus è un virus di origine animale, sappiamo che è verosimile che una parte di questo virus arrivi da. Anzi, sappiamo che la maggior parte del genoma virale arriva da un virus del pipistrello, c'è un altro pezzettino che arriva sembra dal pangolino, ma comunque abbiamo scoperto che nel mondo animale esiste una continua fabbrica di questi virus e noi dobbiamo appunto conoscere, riconoscere, essere consapevoli di questi problemi, perché è chiaro che se noi continueremo a distruggere la biodiversità e ad invadere determinate zone, questi fenomeni verranno soltanto amplificati. E sappiamo che questa emergenza è costata moltissimo, sappiamo anche però che sono stati resi disponibili dei finanziamenti appunto per far fronte a questa emergenza. E io vorrei che noi riflettessimo su come utilizzare alcuni di questi rifinanziamenti appunto per trovarci in un post-pandemia che sia un post-pandemia che vada in una direzione diversa da dove eravamo prima. E su questo vorrei aggiungere che una delle cose che proprio la pandemia ci urla in faccia è che noi non possiamo continuare a considerare maschi e femmine come se facessero parte della stessa categoria, dobbiamo lavorare di più su questo punto e un pochino ne parlerò verso la fine della mia presentazione. Io credo comunque che anche questi eventi che portano con sé energia distruttiva portano anche energia generativa e voglio credere che oltre ad esserci una diciamo, cornice d'argento, c'è un arcobaleno dentro questa emergenza, c'è un arcobaleno. Ecco, io voglio credere che questo arcobaleno sia proprio il fatto che noi ci siamo resi conto che non possiamo essere gli invasori e i distruttori di un sistema, ma noi siamo parte di questo sistema e come tale dobbiamo. Come tali dobbiamo comprendere che all'interno di questo sistema ci sono degli equilibri che si sono stabiliti nel corso di milioni di anni e noi, se distruggiamo questi equilibri, ci ritroviamo con un effetto boomerang, come ad esempio la pandemia che abbiamo vissuto, che appunto può travolgerci e sconvolgere le nostre vite. Però vorrei dire di più, vorrei dire che noi siamo in un momento nel quale abbiamo capito, e già veramente era qualche anno che l'avevamo capito, che dovevamo coavanzare lo stato di salute delle persone, ma anche del sistema all'interno del quale operano queste persone, quindi anche degli animali, delle piante
e dell'ambiente. E se volete, gli obiettivi di sviluppo sostenibili ci danno una roadmap, ci danno delle indicazioni e noi dobbiamo costruire su questa roadmap, che è una roadmap che è, stata adottata da moltissimi paesi appunto per ripensare la salute. Noi stiamo attraversando, come voi sapete, un momento cruciale per la scienza e per la ricerca. Noi stiamo attraversando il momento nel quale la scienza si sta aprendo. Ormai sono diversi anni che Open Science sta diventando il nostro modo di lavorare, e Open Science, oltre a essere un grandissimo, obiettivo per la scienza, ha una serie di vantaggi che vorrei illustrarvi e che a mio avviso convergono dentro questo concetto di salute circolare. Perché Open Science che cosa significa? Significa che le discipline diventano trasparenti e se diventano trasparenti diventano come dei vasi di vetro, no? E ci si può vedere dentro e se noi questi, vasi di vetro li riassembliamo in un altro modo, cerchiamo di capire che cosa c'è dentro, ecco che noi possiamo immaginare un futuro nel quale queste discipline convergano verso una visione unica della salute, che appunto è questo concetto di salute circolare. Ma come si fa? Ma come si fa adesso, mi direte voi, a coavanzare la salute degli uomini, degli animali, delle piante e dell'ambiente? È una favoletta? Beh, secondo me non è una favoletta e vorrei, partire da alcuni argomenti molto importanti per mostrarvi come dobbiamo proprio cambiare passo, perché uno degli obiettivi non preso a caso, ovviamente, che credo che abbia moltissimo a che fare con la salute, è proprio la equità di genere o equality. E io ho messo insieme tre idee, una che riguarda il passato, una che riguarda il futuro e una che riguarda il presente, proprio partendo da questo obiettivo. Allora, per quanto riguarda il passato, voi sapete che prima della pandemia la più grande minaccia per la salute pubblica era considerata essere la resistenza antimicrobica. In questo report del 2014 si prevedeva che il numero di persone che sarebbero morte in seguito a un'infezione da germi multiresistenti avrebbe superato nel 2050 il numero di morti per cancro. Ecco, questo problema non è andato via. Non è andato via. L'antibiotico resistenza c'è ed è anche peggio, molto peggio. Basta pensare a quanti antibiotici sono stati usati durante il Covid, di quello che non fosse. E quali sono le cause dell'antibiotico resistenza? Beh, sono molte. Sono l'abuso, sono il fatto che i pazienti non finiscono la terapia e sono il fatto che le persone non gestiscono i rifiuti in maniera adeguata, ma è anche l'uso in agricoltura, per esempio, l'uso negli animali, l'uso anche nelle piante in alcuni paesi. Ecco. Diciamo che per affrontare questo problema è necessario un approccio integrato. E allora che cosa bisogna fare? Ma bisogna mettere insieme i pezzi. Cioè, per affrontare il problema dell'antibiotico resistenza, noi non possiamo continuare a vedere ognuno di questi settori che sono ovviamente collegati come se fossero dei settori blindati, impermeabili. Sono dei settori che sono collegati tra di loro e allora bisogna ridurre la frammentazione e aumentare appunto l'integrazione e la convergenza dei dati che abbiamo, costruire dei sistemi che raccolgano i dati e che ci informino su alcune, nuovi percorsi da intraprendere.
Vorrei farvi notare che per quanto riguarda il genere e la resistenza antimicrobica, ci sono tante cose dove si può lavorare. Allora, le donne sappiamo che sono più a rischio, sono più fragili per quanto riguarda alcuni tipi di infezione, anche perché le donne, danno la luce, danno vita. E fanno i bambini e sappiamo che vi è tutto un problema, ci sono una serie di problematiche intorno a quello che è il parto e il postpartum. Vi sono anche, delle professioni che sono dominate dalle donne che le mettono a grande rischio. Ecco, se guardate questo grafico qua, vedrete che la parte verde, questi sono i finanziamenti che ci sono sull'antibiotico resistenza, su come intervenire. Ecco, la parte verde è l'unica parte che parla di contesto, cultura e comportamento, che invece, per quanto riguarda il ruolo delle donne in particolare, è veramente una sottostima. Ma perché vi dico questo? Perché le donne possono essere, se noi diamo loro gli strumenti che sono necessari per contribuire alla salute, loro possono essere degli strumenti utilissimi. Perché? Perché le donne sono quelle che trattano il resto della famiglia, vanno in farmacia, comprano gli antibiotici. Le donne sono quelle che poi smaltiscono i farmaci. Le donne sono quelle che decidono se all'interno della famiglia ci si deve vaccinare, come ci si deve vaccinare, quando ci si deve vaccinare. E si sa che le vaccinazioni riducono l'incidenza delle infezioni. E poi, se guardiamo, allarghiamo un po' lo sguardo fuori dai paesi occidentali, le donne sono quelle che gestiscono gli animali, quindi anche gli animali da reddito, e anche gli animali da reddito, le capre, le pecore, le galline, sono spesso trattati con antibiotici e se non lo fanno sotto stretto controllo veterinario, questi antibiotici vanno a finire negli alimenti. Quindi che cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che c'è moltissimo da fare su questo problema, che era un problema del passato, ma che è un problema urgente che noi dobbiamo affrontare. E sempre parlando di donne, che cosa possiamo fare adesso per aiutare e per capire meglio il ruolo delle donne in generale? Per quanto riguarda il Covid, le donne non mostrano solo, come ho detto, delle differenze biomediche, ma che poi si riflettono ovviamente sui costi. Se le donne vanno meno in terapia intensiva, i costi sono anche minori. E questo bisognerebbe vederlo, bisognerebbe capire se quanto è stato speso per gli uomini a livello di servizio sanitario, di cure, è lo stesso che è stato speso per le donne, perché magari quei soldi che non sono stati spesi per le donne possono essere utilizzati per essere reinvestiti nella medicina di genere, una parte almeno. Le donne sappiamo che rispettano più le regole, sappiamo che dal punto di vista comportamentale si comportano meglio. E sono quelle che hanno, aiutato le famiglie a venire a, implementare dei comportamenti adeguati. Ma le donne sono anche quelle che hanno perso più lavoro e sono anche quelle che hanno sofferto di più, il peso della pandemia. E che cosa si può fare adesso? Che cosa possiamo fare noi in questo momento? Beh, una cosa la possiamo fare ed è proprio facile, facile, ed è quella di avere i dati disaggregati per sesso e genere adesso, per tutto quello che riguarda il Covid. Cioè, non è più possibile che i ricercatori guardino i dati di popolazione che riguardano il Covid e non solo. Cioè, questo deve essere un momento nel quale da ora in poi non è più accettabile non avere i dati disaggregati per sesso e per genere. Ma c'è dell'altro, perché questo è soltanto l'inizio e voi che maneggiate i numeri sapete che c'è un altro pezzo di strada che dobbiamo fare, e che è quello di iniziare a raccogliere i dati e a, diciamo,
lavorare e generare algoritmi per recuperare quei dati che non abbiano un bias legato al genere. E questa è una delle grandissime sfide, secondo me, che noi abbiamo come comunità scientifica, cioè dobbiamo essere coraggiosi e dobbiamo iniziare a riconoscere che le donne sono metà della popolazione e che mettere insieme maschi e femmine fa male sia ai maschi che alle femmine. Ecco, chiudo con un'idea per il futuro, perché proprio le pandemie devono servire per scuotere i sistemi e guardare oltre. Noi abbiamo visto l'impatto, no? Quel miracolo del vaccino quasi, che cosa è in grado di fare questo vaccino, diciamo che non esisteva 2 anni fa, anzi un anno fa, però dobbiamo anche capire che qui le cose devono cambiare, cioè noi non possiamo continuare a rendere questo prodotto disponibile solo alla parte più ricca del mondo. E bisogna anche riflettere sul futuro, cioè noi oggi produciamo dei vaccini che ancora hanno bisogno della catena del freddo. Quindi, quando il vaccino viene prodotto in un paese occidentale, deve poi arrivare in un paese remoto, raffreddato, anche a condizioni di refrigerazione bassissima, cioè parliamo di temperature ultra basse, ed ecco come viene consegnato, ed ecco come arriva. E guardate che questo modo di distribuzione è un modo di distribuzione che va avanti da moltissimi anni e che riguarda non solo i vaccini per le persone, ma riguarda anche i vaccini per gli animali. E voi mi direte, ma che c'entra adesso il Covid con gli animali? Ma allora, un pochino c'entra, ma io voglio fare un ragionamento più alto, vorrei che la pandemia servisse a farci guardare le cose da un altro punto di vista. Allora, se noi riuscissimo come comunità scientifica a spingere sull'importanza di avere vaccini che non necessitano di essere refrigerati per essere trasportati e per essere poi somministrati, noi potremmo cambiare molte cose, perché innanzitutto se ne beneficerebbe la salute delle persone, perché noi potremmo vaccinare persone che stanno dall'altra parte del mondo senza dover, diciamo, rischiare che questi vaccini si rovinino se non sono tenuti a temperatura di refrigerazione. Potremmo sviluppare la tecnologia che è stata usata per il Covid, per altre malattie e delle persone e degli animali, e quindi risolvere quei problemi che abbiamo visto nella diapositiva precedente, miglioreremmo e interverremmo in maniera positiva contro la resistenza antimicrobica, perché più si vaccina e meno ci sono infezioni secondarie. Potremmo nel lungo periodo ridurre l'impatto delle malattie prevenibili, potremmo ridurre l'impatto sull'ambiente, perché se non c'hai bisogno di tutti quei congelatori e tutti quei frigoriferi, è chiaro che produci meno CO2, e potremmo finalmente iniziare con gli altri esseri umani che vivono sulla Terra e che sono più sfortunati di noi, un ragionamento che sulla prevenzione delle malattie che sia finalmente equo. Io con questa diapositiva chiudo la mia presentazione e vi ricordo che l'epidemia, la pandemia da Covid-19 è l'evento più misurato della storia. Noi sappiamo che abbiamo moltissimi dati che sono inutilizzabili, sappiamo che abbiamo moltissimi dati che non sono interoperabili. Io però credo che questo è il momento per cercare di fare qualcosa di più, qualcosa di meglio. Un'altra pandemia come questa lascerebbe dei segni gravissimi, gravissimi, ancora più gravi di questa, e quindi noi non possiamo permettercelo. Noi dobbiamo, a mio avviso, comprendere che certe cose come le facevamo prima non le possiamo più fare. Dobbiamo comprendere che siamo nell'epoca dei big data e dell'open science e che, siccome stiamo vivendo l'evento più misurato della storia, noi dobbiamo fare di necessità virtù e
trovare un modo più equilibrato di affrontare la salute delle persone che, vi ricordo, è interamente dipendente dalla salute degli altri coinquilini, cioè degli altri animali, delle piante, dell'ambiente e anche di tutto quello che di inanimato ci circonda. Con questo spero di non avervi deluso a causa di mancanza numeri, spero però che almeno qualcuna di queste idee possa rimanervi in testa per qualche minuto e magari ne verrà fuori qualcosa di buono. Grazie mille ed è stato un vero piacere essere qui con voi oggi. Grazie.